In questo tutorial andremo appunto a vedere come utilizzare i service. Allora, per prima cosa andiamo nel nostro Playbooks e come vediamo abbiamo installato appunto Nginx tramite un file chiamato loadbalancer.yelm e Nginx, come abbiamo visto, è partito in automatico. Ora andremo ad installare invece Apache. Quindi per farlo prima dovremo andare a disinstallare Nginx e per farlo lo faremo sempre tramite appunto Ansible, quindi creiamo un secondo file, possiamo chiamarlo come volete, io lo chiamo un install loadbalancer.yelm, ma ripeto, potete chiamarlo come volete. Qui mettiamo le nostre tre righe, sotto andiamo a mettere il nostro host che sarà sempre development, nel mio caso, nel vostro caso vedete voi insomma come avete suddivisi i vostri server, oppure potete, se mettete all, potete lavorare contemporaneamente su tutti e tre, come preferite. Poi andiamo a dirgli che vogliamo operare come sudo, quindi become true. E andiamo a creare una tasks. Sotto la nostra task gli diamo un nome. Per prima cosa dobbiamo fermare Nginx, quindi mettiamo un nome chiamato ferma Nginx. Ora andiamo a dargli il comando. Il comando che sarà appunto un service, scusate, mia, volate, sarà un service, facciamo service due punti, anzi, prima di fare questo vedremo, allora sarà un service, allora il nome l'abbiamo messo, poi abbiamo il nostro service, due punti, name uguale engines e state uguale stopped. Questo comando corrisponde al comando praticamente che lanceremo da terminale, no? Service engines stop, no? Noi da terminale avremo fermato in questo modo e invece tramite Ansible, appunto, facciamo tramite questa dicitura, quindi qua dovremmo esserci. E ora andiamo a creare una seconda task che chiameremo assicurati che Nginx non sia più attivo installato come volete. Per farlo lanciamo questo comando apt due punti name uguale engines state uguale absent e update cache uguale no. Allora, da quest'ultimo comando noterete subito una cosa: se andiamo a vedere il nostro load balancer è praticamente identico, installa Nginx, l'unica cosa che cambia è lo state da present diventa absent. Fatto questo, possiamo andare a lanciarlo tramite Ansible Playbook Playbooks un install load balancer. Ok, se ora io entro nella mia VPS e provo a
lanciare un curl sulla porta localhost, non dovrei ricevere niente. Come vedete, appunto, ha fallito a connettersi alla porta 80 perché Nginx appunto è spento. Ora andiamo a installare Apache, creiamo un secondo play, un altro playbook, lo chiamiamo, potete chiamarlo Apache o web server, quello che preferite. Io lo chiamo webserver.yelmo. Vado a copiarmi la configurazione che avevo qua, perché le uniche modifiche che devo apporre sono qua al nome, che diventerà Apache, installa Apache, e anche qui diventerà Apache 2, Apache 2. Però qua andiamo ad aggiungere una seconda funzione, che è quella del service, quindi verifica che Apache sia attivo, o sia partito, sia attivo, va bene. E andiamo praticamente a copiare questo, anche qui basta che li chiamiamo Apache 2 al posto di engines, e invece di stopped andiamo a mettere started. Come vedete, qua su Apache appunto abbiamo messo di fermarsi, qua su Nginx abbiamo detto di fermarsi, mentre qui di partire. Come vedete, sono praticamente identici i due comandi, però visto che ci siamo, vi faccio vedere un secondo modo di impaginare il file Yelmo, ovvero questo. Quindi, invece che mettere tutto su una riga, potete andare a capo, impaginare appunto sotto il service, e invece dell'uguale mettere i due punti, e la stessa cosa si può fare per qui dove abbiamo fatto l'installazione. Se vedete, con il load balancer abbiamo messo tutto su una riga, poi abbiamo copiato, anche qua abbiamo messo tutto su una riga, ma se vogliamo possiamo impaginarlo anche così. Quindi a capo name, due punti, nginx, a capo state, due punti, scusate, qua andava bene com'era, perché noi questa impaginazione vogliamo farla su Apache 2. Quindi qui dove c'è apt andiamo a capo, togliamo l'uguale, mettiamo i due punti, dove c'è state andiamo a capo sotto name, mettiamo i due punti, e dove c'è update cache andiamo a capo, togliamo l'uguale, mettiamo i due punti. Quindi, come vedete, per installare il load balancer abbiamo fatto così, tutto su una riga, apt name uguale nginx, mentre c'è un altro, si può anche scriverlo in questo modo, stesso dicasi per la gestione dei servizi. Qui abbiamo fatto così, mentre qui abbiamo fatto cosa. E quindi, fatto questo, possiamo andare ad installare Apache. Quindi, andiamo qua, playbooks, web server, lanciamo il nostro programma. Ok, dovrebbe averlo installato, ci colleghiamo in SSH, facciamo. Adesso andiamo di nuovo a pingare la porta, a fare un curl sulla porta. Come vedete è attivo Apache. Possiamo fare anche un service Apache 2 status. Come vedete Apache è attivo. Apache è attivo, e in questo modo abbiamo visto i service. Ma come vedete abbiamo un service che verifica che fa partire Apache, mentre non l'abbiamo messo su Nginx. Quindi vediamo cosa succede se rimettiamo Nginx senza aver attivato il service. Per farlo dobbiamo prima disinstallare o quantomeno fermare Apache.
Quindi ci copiamo il nostro uninstall load balancer. Ah, volendo possiamo, lo salviamo con un altro nome, ma lo salviamo come uninstall web server. Ok, qua non ci basta che andare a fare due modifiche qua, qua facciamo una bello Apache 2, anche qui una Apache 2. Appunto, come vi dicevo, si può usare anche l'altro tipo di impaginazione, ma quindi facciamo la configurazione di Nginx con tutto su una riga, mentre quella di Apache la facciamo andando a capo, proprio per farvi vedere le due tipologie, in modo che poi nel repository le trovate entrambe. Quindi qua andiamo a capo, qua punti, andiamo a capo. Quindi Apache 2, si chiude Apache 2, ok, ora possiamo quindi andare ad disinstallare Apache, quindi un install, anzi almeno Playbooks, un install web server, andiamo a disinstallarlo. E ora andiamo ad installare il load balancer. Ora ci colleghiamo alla nostra VPS, tecnicamente facendo curl dovremmo avere una risposta, invece non ce l'abbiamo. Perché non ce l'abbiamo? Perché abbiamo fatto ripartire, perché abbiamo reinstallato Nginx, ma non gli abbiamo detto che doveva partire, quindi ci copiamo questo, andiamo qua su load balancer e lo andiamo a mettere qui, mettiamo Nginx, quindi gli rimettiamo un servizio di avvio. Oppure volendo possiamo anche andare qui su un install load balancer, copiare questo per tenere la stessa formattazione. Lo incolliamo qui, aspetta, andiamo a metterlo dritto. Assicurati che Nginx sia attivo, quindi, oppure facciamo sia partito, che è forse più giusto. Qui invece che absent dobbiamo mettere present, e dove abbiamo dei cache dobbiamo mettere. Ah, che pasticcio! È questo che dovevamo copiare. Era questo che dovevamo copiare. Scusate, 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 scusate. Era questo che dovevamo copiare. Mai fare copia e incolla, sempre meglio scriverle le cose. Ormai è fatta, quindi verifica che Nginx sia partito. Nginx state, qua invece che stopped mettiamo started. Ok, quindi fatto questo rilanciamo il nostro load balancer. Ci colleghiamo, lanciamo il curl, ora come vedete la risposta, facciamo service engines status e come vedete engines sta funzionando, quindi ora torniamo, possiamo disinstallare il nostro load balancer. Playbooks, uninstall load balancer. Ora installiamo web server.
E potremmo andare avanti così all'infinito, quindi installando e disinstallando Apache da Nginx ed o Nginx a nostro piacimento, appunto solo lanciando questi piccoli script che abbiamo creato all'interno di Ansible. E per questo tutorial è tutto. Nel prossimo tutorial vedremo gli handlers, quindi come creare delle azioni collegate a certi eventi. E quindi nel prossimo tutorial vedremo questo. Se questo tutorial vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.